per il calcio femminile è nato per caso. Io ho fatto per 2 anni, anzi per 4 anni, il main sponsor del calcio Como, dalla serie B alla serie C, poi dalla serie C alla serie D per 2 anni, e con il passaggio dalla serie C alla serie, dalla serie D alla serie C. Ho fatto 2 anni vicepresidente, poi è cambiata la proprietà e mi è stata fatta una proposta che non ho accettato. Contemporaneamente era da qualche mese che mi si proponeva la squadra del Como femminile e ho accettato con molto entusiasmo questa avventura, anche perché era il 2019, era l'anno dove si disputavano i mondiali di calcio femminile, e da lì è andata tutta l'avventura. La spronerei a farlo perché ogni persona deve seguire i propri sogni, ed è giusto che faccia in modo che questi possano realizzarsi ed impegnarsi a farlo in maniera costante. Quindi è giusto che una bambina che vuole giocare a calcio faccia questo sport. In Italia il calcio femminile è in continua espansione, e ricordiamoci, siamo ancora molto indietro rispetto all'America, a tanti paesi d'Europa dove il calcio, dove le ragazze che giocano a calcio sono tantissime. Pensiamo che in America sono il calcio femminile è più seguito di quello maschile. Questo la dice molto lunga, ecco. Diciamo che ho visto miglioramenti molto molto sostenuti da un anno e mezzo a questa parte, e credo che il calcio femminile sia in forte forte espansione. Sono favorevole al professionismo del calcio femminile, spero che questo avvenga in tempi molto brevi, e perché le ragazze, vedo l'impegno costante di tutte le calciatrici, sia della prima squadra che parlo per l'esperienza che vedo nella mia società, che nel settore giovanile, e vedo grande grande impegno. La differenza che noto con i maschi è proprio la puntualità, la costanza e la voglia di intraprendere nel più breve tempo possibile. Diciamo che manca magari alle donne rispetto ai maschi la mentalità da professioniste, che credo si stia migliorando con il tempo. Ecco, quando una calciatrice penserà da professionista, allora saremo sulla strada giusta per coronare il sogno di portare il calcio femminile al professionismo. Mi ha colpito la prima partita che ho visto da presidente del Como femminile. Ho visto una realtà completamente differente da quando seguivo il mondo maschile. Ho visto le partite con poca perdita di tempo, ho visto molto molto gioco, molta molta tecnica, e ho visto un ambiente molto più sereno, e credo che portare lo sport nelle città, in un ambiente, negli stadi, in un ambiente sereno e festoso, sarebbe una gran bella cosa per tutti quanti. Lo sport deve essere festa, deve essere allegria, indipendentemente dal risultato della partita, e deve unire le persone e non dividere. Ecco, secondo me la differenza che c'è tra il calcio maschile e il femminile è che le partite si vivono un pochino più all'americana, ecco. Indipendentemente dal risultato, è sempre una giornata di festa, e lo sport, quando è una festa, è una cosa bella per tutte le persone. Quindi
l'atteggiamento delle squadre avversarie in campo e anche degli addetti ai lavori, piuttosto che della gente che guardava la partita, mi ha fatto molto riflettere e mi ha dato modo di continuare nel mio progetto, che è quello di portare il Como in Serie A e di avvicinare tutta la gente. Il mio sogno è quello di avvicinare tutta la gente della mia città a una realtà come Como, di portarlo nella massima serie e di farlo diventare uno dei fiori all'occhiello delle società in Italia. Grazie e buona serata.